Sì, grazie Presidente. Intervengo molto brevemente per dire che abbiamo ascoltato con molta pazienza, insomma, gli interventi in merito ai debiti fuori bilancio. Siamo abituati a sentirne anche in Commissione bilancio quando li approviamo. Sul discorso del numero legale, diciamo che la mia posizione è neutrale tra quella espressa dal consigliere Stefano e quella dei consiglieri d'opposizione. Ognuno si può sentire partecipe o meno di voler fornire il numero legale. Il dato di fatto è che non votando dei debiti fuori bilancio si arreca un danno a chi di questi debiti fuori bilancio poi ne trae beneficio, quindi poi è una scelta del singolo consigliere partecipare o meno. Poi mi preme dire una cosa molto importante, ecco, forse i professori, potrei chiamarli così, che parlano spesso in commissione bilancio e in aula di debiti fuori bilancio, forse li analizzano molto bene ora che sono in opposizione, ma forse non ricordano ciò che facevano le opposizioni negli anni passati. Ecco, io vorrei ricordare che se uno va sulle deliberazioni atti, ne trova uno per il 2010 approvato, tre nel 2011, sei nel 2012 e sette nel 2013. Ecco, noi ne abbiamo approvati più di 100, 130, 140, a beneficio di tutti quelli che aspettavano da anni che si lavorasse su queste cose. Poi si fa i professori sul bilancio, quando si era maggioranza allora in bilancio, si andava avanti per dodicesimi e non si riusciva neanche a approvarlo per tempo. Insomma, quindi fa molto sorridere, insomma, questa posizione da parte dei professori di oggi che forse ieri avevano bisogno di ripetizioni. Ecco, questo mi dispiace, devo dirlo, perché dopo tanti interventi stucchevoli che vanno solo a detrimento delle persone che potrebbero beneficiare dell'approvazione di questi debiti, oggi, diciamolo chiaramente, c'è un ostruzionismo che non va contro la maggioranza, va contro le persone, le società che possono beneficiare di questi debiti fuori bilancio. Altra cosa sarebbe una delibera di maggioranza che è un regolamento e lì si capirebbe l'opposizione dei consiglieri dei gruppi d'opposizione. Però questa è la mia opposizione personale, però è giusto che i cittadini si ricordino e sappiano, insomma, cosa facevano gli altri quando governavano e come governavano, che forse non se lo ricordano. Grazie.